Buonasera a tutti, siamo qui a San Possidonio, al Palazzurro. È appena finita l'inaugurazione della scuola di canto lirico e poesia in memoria di Lina Cavalieri, che è stato un progetto che questa sera ha avuto un grande successo. È stato presentato da Paola Occhi, Santina Amici, la direttrice artistica della scuola Anna Bruno, e ha avuto una risonanza enorme. Quindi una grande festa per questa inaugurazione, dove sono trionfate non solo la musica lirica, ma anche la danza, lo spettacolo, la poesia. E proprio riprendendo le parole di Paola Occhi, che è della scuola di canto lirico, la direttrice, ha detto che accanto alla lirica è giusto abbinare anche queste altre dimensioni, quindi della musica, quindi danza e anche lo sport, perché no? E qui vicino a me questa sera abbiamo un campione dello sport, un campione, futuro campione di motociclismo, ma già per la sua categoria ha avuto ottimi risultati e importanti riconoscimenti. È qui con me e con voi stasera Tommaso Occhi. Ciao Tommaso. Ciao. Adesso mi racconti un po' di te, come nasce questa passione per la moto. Cos'è che è scattato in te e che ti ha dato l'input per iniziare, ecco, a percorrere i circuiti per diventare un futuro motociclista? Da piccolo, quando vedevo le moto e gli scooter passare nelle strade, andavo subito sul balcone di mia nonna a guardare che passavano, e a 5 anni ho chiesto la mini moto, ma i miei hanno detto che era ancora troppo presto. All'età di 9 anni è arrivata e da lì ho iniziato un po' a andare. Poi abbiamo preso la prima moto e da lì ho vinto il trofeo del Persico, un trofeo che c'è lì nella pista dove vado di solito. E quindi il primo tuo importante risultato, a quanti anni lo hai vinto, ecco, il tuo importante risultato? 10 anni. E che competizione era? Che ricordo hai di quel momento? Dove hai vinto? In quale competizione? Il trofeo del Persico. Ok, quindi a 10 anni, quindi è un bel risultato. E che emozione hai avuto quando, insomma, hai vinto, ti hanno premiato? È stato un... Ah, ero felice perché era la mia prima volta e facevo un campionato e mi è piaciuto tanto. E da lì hai avuto una spinta in più per proseguire, sì, giusto? Sì, sì. E quante volte ti alleni, diciamo, settimanalmente, o con gli impegni della scuola, ovviamente? Tutti i sabati o le domeniche andiamo in varie piste per provare. Bene. E qual è l'emozione che provi ogni volta che inizia una gara? Quando sei prima, quell'attimo prima in cui si dà il via, cioè la partenza, ecco, che provi in quel momento? Adrenalina e... diciamo un po', sono un po' teso per paura di cadere o di fare sbagli. Ok. E le prossime gare, hai qualcosa in programma vicino, più o meno, tra marzo e aprile? Dobbiamo iniziare il campionato FMI italiano, il 24 aprile c'è la prima gara a Jesolo e poi si proseguirà con le altre gare. Bene. Hai un portafortuna con te che hai sempre vicino, comunque che ti porti durante la competizione? Niente, quindi conti sulla tua grinta e sulla voglia di vincere. Un pensiero particolare quando hai vinto il tuo primo trofeo? A chi l'hai rivolto? A tutta la mia famiglia, perché mi fa correre, e a quelli che mi hanno aiutato ad andare sempre più forte. Quindi hai anche un sostegno da parte della tua famiglia, di chi ti vuole bene, di chi ti è vicino. E quindi ti seguono con passione, amore, affetto in questo percorso che, come saprai, è duro, perché mantenere questi ritmi e poi procedendo, diventando
un futuro, possiamo dire, Valentino Rossi? O no? Prima mi sembra di aver capito che il tuo idolo è Simoncelli. Simoncelli, perfetto. Beh, diventare come lui o anche come Valentino Rossi sarebbe ottimo, però hai tutte le carte per riuscirvi. Quindi complimenti a Tommaso Occhi, che è stato qui con noi stasera, e grazie alla sua famiglia e genitori che lo sostengono, perché in ogni percorso sportivo è importante anche la vicinanza e il tifo prima di tutto dei propri genitori e a quelli che mi hanno aiutato, e poi credere in se stessi. E Tommaso ha realizzato il sogno, un sogno che aveva fin da piccolo, molto piccolo, da 5 anni, dall'età di 5 anni, e adesso sta procedendo molto bene. E ti auguriamo veramente di avere altri successi. Vox Ischitana presenta La Mancineide. Bruno Mancini, il battito. T'ho scorta martoriarmi con l'amico. Ho consumato suole per seguirti. E tu, nel film di quel dolore, andavi a sperperare la tua pace. T'ho vista, come sempre, offrirmi fiori. Lo sguardo aguzzo, sfacciatamente trasparente. Carta velina scopriva la tua ansia. Ti udivo, soliloqui d'irsuti anatema, recettore di suoni molesti, nel pianto di un presente che ti pareva non aver mai fine. Ho consumato le suole delle scarpe, la vista aguzza, recettore di suoni molesti, mentre il divino lentamente tornava negli abissi del suo nulla. Collima il mondo dei contrari, aliena è solo la speranza. Bruno Mancini, Delphis, per Franco Compagnone. Era un amico delle mie poesie, il timoniere, mai brusco e mai sciocco, protettore dei delfini. Franco diceva a me: tu sei poeta. Il faraone, il mare, è regno vita e regno morte, è sfida senza base di ritorno. Franco ancora è. Nelle notti delle nostre veglie, forse ieri o forse mai, strambando, cazzando, sgusciando tra bitte, boma e parabordi, corridoi e letti di ospedale, per un sollievo alle nostre mamme. Bruno Mancini. Forte fracasso nella stagione onnivora del forse voglio. Andavo a braccia alzate, scalzo, occhi nel manto di nebbie, di sorrisi e di ricordi, pirata senza zaffi per sirene. E Gilda lì, cosciente di incoscienza, l'amore si degnava di aspettare. Bruno Mancini, credevo. Ho scandagliato anfratti, grigiastre fenditure, malsane sudditanze per la mente. La mia, la tua di te che non lo sai, la sua di chi m'amava, l'altra del bischero. I sensi atrofizzati, in dormiveglie indotte, l'ombrico nella mela, per scrivere poesie. Credevo. Muschi, verdognoli tappeti, esuberanze futili ai margini del cuore, il mio, il suo di lei che non capiva, il tuo di te che sempre amavi, l'altro della battona. La mente assente,
dalla pelle, respirando colori, piumino incipriante gole, per scrivere poesie. Pensavo. Fascicolo brogliacci, fogliastri ammuffiti, salvati dai mille traslochi di vita. La mia che non ho smesso di donare, la mia che non ho smesso di godere, la mia di Ignazio. Il mondo fuori stanza. Mi scopro uomo in giro, tra fronzoli e pepite, per scrivere poesie. E sono. Mare, 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 mare che ho dovuto attraversare, o mare. Ma diremo